processo deve avere durata ragionevole. Farsa e retorica di giustizia, prescrizione, che tanto su reati anche di grave natura criminale, dei crimini contro l'Italia, la prescrizione non va abolita. Ma tutte retoriche e falsità per coprire la nuova svolta autoritaria di Maio, Zingaretti, Mirabelli, dell'attuazione del piano della P2 per diminuire i parlamentari. Il programma per il 2020, dittatura contro i cittadini. Fioramonti è andato, tutte scene, magari rimborsi, so che anche questo, crescere come forza politica, nuova P2 Ciocelli, fare nuovo fascismo, ecco che... dal MISE sono al momento tecnicamente impossibili su scuole e università. Da questa qua che spara pirla, ci sono università, ci sono oltre 2 miliardi. Ci sono su tutte. A gennaio sono ancora molte le sfide che ci... Ma che sfide? La sfida che il referendum che col 9 vi manda a casa, non fate il programma della P2 di Ciocelli. La remo, a quale remo? Che si revocano il cervello Di Maio, Zingaretti e tutti questi nuovi fascisti. Si devono revocare il cervello, che non revocano niente, a favore delle lobby col programma della P2 e con la nuova dittatura. Revochiamo il cervello di Di Maio, votiamo no al referendum, andiamo a carico questi nuovi fascisti. I fascisti, i lobbisti, di nuova P2 di Ciocelli, eccoli qua. Ma è tutte falsità, sono tutti d'accordo, nuova P2 di Ciocelli. Votiamo no al referendum sulle amministrazioni parlamentari promosso da 16 senatori che hanno colto questa nuova svolta autoritaria e hanno firmato contro la dittatura della realizzazione del programma della P2. Una vergogna. Il programma del nostro paese, anche questo qua, ha votato e vota sì anche all'amministrazione parlamentare. Ci troviamo di fronte ad un governo che aumenta le tasse, aumenta gli sbarchi, taglia i fondi a università. Ma parla Romeo! E perde pezzi tutti i giorni, dimostrando di non avere né progettualità né... Romeo, parla lui, che è stato condannato in primo grado per essersi fregato i soldi, la progettualità di Romeo, fregarsi i soldi nella regione Lombardia. Ecco, e fare la diminuzione dei parlamentari, la dittatura contro i cittadini. Una vergogna! Una vergogna. E non si può governare con questi nuovi fascisti, lobbisti, nuova P2. Una vergogna. Impediamo la dimissione parlamentare, la nuova P2, il nuovo fascismo.